Il 2 agosto, 2233 anniversario della storica battaglia di Cannae, una data che nel nostro secolo vede traguardare un importante obiettivo, la riapertura del nuovo antiquarium. Un progetto, questo risalente al 1999, che prevede l'ampliamento e riallestimento del nuovo centro di accoglienza dei visitatori e degli spazi espositivi. Un'intuizione presentata dal Comune di Berletta, recupero di fondi della programmazione regionale per un importo complessivo di 1.400.000 euro, coinvolgendo il segretario regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, la soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del territorio, il neocostituito polo museale della Puglia, un lavoro di concerto asseverato dalla delibera di giunta regionale. La riapertura del nuovo antiquarium di Cannae della Battaglia è un evento storico reso possibile grazie al gioco di squadra che restituisce lustro non solo a Cannae ma anche a tutta la Puglia e all'intera nazione. Dopo anni di lavoro, ha aggiunto il consigliere regionale Ruggero Mennea, con l'approvazione di un'apposita legge regionale dedicata, finalmente Cannae della Battaglia, che ha da sempre rappresentato uno dei siti archeologici più famosi al mondo, torna a splendere non solo per la cittadinanza ma anche per le migliaia di turisti e studiosi che ogni anno vengono in Puglia da tutta Italia e da ogni parte del mondo per visitare questo tesoro. Così il consigliere Mennea, in vista della presentazione alla stampa del sito archeologico del nuovo antiquarium di Cannae della Battaglia, che si terrà il prossimo 2 agosto. L'iniziativa di ricordare il 2233 anniversario della battaglia di Cannae è un'iniziativa plurale, perché lo dicevano anche gli antichi romani, Cannae Cannarum, e bisogna lavorare al plurale, cioè insieme, cioè nella squadra, a cominciare proprio dalle autorità politiche e coinvolgendo direttamente il volontariato culturale. Noi questa iniziativa l'abbiamo praticamente attivata già da qualche giorno con la mostra alla stazione di Cannae della Battaglia nel tempo, e qui domani si svolgerà lo sportello filatelico per la diffusione di uno specialissimo annullo filatelico con relativa cartolina celebrativa a cura di Poste Italiane. Ovviamente il Comitato Italiano Pro Cannae della Battaglia è accompagnato in questo cammino dalla volontà unanime della città di Berletta di dare valore ad un bene qual è appunto la cittadella di Cannae. Abbiamo ricordato qualche settimana fa l'80° anniversario da quando il podestà Michele Picardi nel 1937 investì 8.500 lire del tempo per comperare il monte di Cannae. Da allora molta acqua ne è passata sotto i ponti ed è arrivato finalmente il momento di riaprire per l'ennesima volta l'antiquarium.